semplice, veloce, ma con marmellata di stagione, la crostata ai limoni. Vediamo gli ingredienti per preparare la pasta frolla. Occorre come base della nostra crostata 80 g di burro bio, una scorza, un pochino di scorza grattata di arancio naturale, 100 g di zucchero a velo. Ho già messo qui il burro con lo zucchero a velo e la scorza, come vedete. 300 g di farina zero del mulino qui vicino, macinata a pietra. Una bustina di lievito per dolci. 2 uova intere. Poi abbiamo bisogno di una tortiera di questo diametro, circa 18. E poi abbiamo bisogno della marmellata. Io ho scelto di limoni. Voi potete scegliere anche marmellata di altri frutti. Allora, iniziamo a lavorare il nostro composto. Lavoriamo il burro con lo zucchero. Dovete tenerlo a temperatura ambiente per averlo alla temperatura giusta per lavorarlo bene. Vedete come si sfalda? Ora possiamo aggiungere le uova. Precedentemente pulite, ovviamente. E adesso lo andiamo ad adagiare nella nostra fontana di farina. Mentre fate la pasta frolla, riscaldate il forno a 175 gradi. Metto il lievito anche. Ecco qua, la mia pasta frolla sta già prendendo forma. Io, lo sapete che utilizzo sempre le mani per fare tutto. Ma se volete potete anche mettere tutti gli ingredienti in un'impastatrice. Questa potete farla riposare una ventina di minuti in frigorifero in modo che il burro si leghi ben bene alla farina. È sempre meglio la pasta frolla farla riposare prima di utilizzarla, eh? Il risultato è migliore. Lavorate sempre con il palmo della mano, non troppo, fino al completo incorporamento degli ingredienti. Ecco. Ok. Ecco qua, guardate com'è bella. La pasta frolla è pronta, vedete? Bella, perfetta. Ora con la pellicola andrò a metterla in frigo per 20 minuti. Ecco qua, ho preso la mia pasta frolla, vedete che è riposato, l'ho messa un po' in freezer io per fare prima e andrò a stenderla per fare la mia tortiera, la crostata, ok? Quindi la base della crostata ce l'abbiamo qui. Sto facendo il fondo, della crostata, quindi la stendo. Io ho il vizio di tagliarmi in tre la crostata, la pasta frolla in tre panetti perché me la gestisco meglio, ecco. Inizio a mettere sul fondo della mia teglia. Con le mani mi aiuto. Vi ricordo che potete fare a piacere disegni, strisce e quant'altro. Allora, intanto abbiamo fatto il fondo e prendiamo una forchetta e lo foriamo. Questo perché non così, da non farlo gonfiare troppo, anche perché vi ricordo abbiamo messo il lievito, quindi con la forchetta fate questa operazioncina qui, vedete? Ok, perfetto. Adesso mettiamo la marmellata, voi scegliete quella che vi piace di più. Io ho preso quella di limoni perché siamo in stagione. Bene, allora la prima parte è pronta. Ora mi riprendo un altro piccolo pezzettino di panetto e me la stendo. Io ho tantissimi stampini, quindi ho deciso di iniziare dal centro con questo bellissimo stampino che ho comprato in giro per le mie gite. Ecco qua, questo bellissimo fiorellino. Intanto metterò al centro questo.
Posso continuare con degli altri fiorellini? Anche questo è un bellissimo stampino di fiorellini di montagna. Bene, ora procedo con i soliti, li rimpasto ma pochissimo perché altrimenti la pasta frolla rischia di cuocersi. Un segreto di impastarli poco e ritagli. Posso formare, per finire il mio bordo, dei rotolini. Ok, quindi vedete com'è bella là, questa pasta frolla delicata. Poi vedete qui come faccio con le dita, presso, ho messo il mio bordino qui, vedete, continua. Ok, manca un pezzettino qui per concludere. Bene, io la lascio così. Ecco qua, questa è la mia crostata al limone classica. La metto in forno a 175 gradi per 20 minuti, 20-22 minuti, se forno ventilato. Se invece avete il forno statico a 180 per i soliti 20-25 minuti. Io lo metto in forno, vedete? Metto in forno e ci vediamo tra poco. Ecco la nostra crostata uscita dal forno, voglio farvi vedere il sotto. Guardate che bella cottura, omogenea. Voilà. Se volete potete mettere un po' di zucchero a velo. Adesso ne taglio una fetta, voglio farvela vedere. Sentite? La fragranza della frolla. Questa ricetta è molto buona perché, guardate, ora è ancora calda. Vedete? L'impasto rimane morbido. Vedete? Com'è gonfiato per il lievito, ma allo stesso tempo è croccante. Come deve essere una vera torta di pasta frolla. Questa era la mia ricetta di oggi, una semplice crostata di frolla con marmellata al limone di stagione. Se vi è piaciuto mettete un like. Io vi aspetto per altre ricette gustose sul mio canale. Iscrivetevi cliccando la campanellina. Ciao a tutti!